ragazzi, eccoci arrivati al nuovo appuntamento con 3 minuti di Milan, il terzo di oggi, forse il più importante. Lo avevo pronunciato nel secondo video della giornata, quello dove ho analizzato la gara, e l'argomento ve lo avevo anticipato e in thumbnail immediatamente avrete capito di cosa sto parlando, ovvero di quello che è il tema che nelle ultime 48 ore ha cancellato addirittura la gara contro il Genoa, la vittoria, le sofferenze, tutte le disquisizioni tattiche e di campo che una partita comporta. Tutti giornalisti, TV, tifosi, gruppi WhatsApp, canali social non parlano altro che della trattativa per la cessione del Milan. Io non voglio fare il bastian contrario, non ho voglia di passare per quello che vuole distruggere i sogni, ma mi reputo una persona equilibrata, mi reputo una persona che di fronte a determinati accadimenti importanti di impatto come quella della cessione, della sorpresa della cessione del Milan, si ferma, fa passare la sbronza, ok, l'hangover come dicono in America, si ferma, ragiona, prende un foglio di carta e butta su carta le sue considerazioni per essere lucido. E siccome poi trascino una community che su tutti i social trasversalmente raggiunge gli 80.000 followers, ho anche l'obbligo / dovere di ragionare sulle cose che dico e che accadono, soprattutto se voglio commentarle. Questo comporta che ragionando a volte il mio pensiero non sia omologato a quello di tutti, e andando controcorrente in questo periodo storico, sollevando non dei dubbi ma degli interrogativi, delle perplessità, si rischia di passare per, sapete bene, no, se cioè per quello che va esorcizzato, quello fuori di testa, quello che vuole rovinare la fantasia. E vengo subito a dunque. Allora, la trattativa, come sapete, è piombata sulla testa di tutti, nessuno ne sapeva nulla, nessuno, come stessa missione di Paolo Maldini, che ha detto: bah, io ne sapevo veramente poco nulla, nel senso, non era neanche lui stato, tra virgolette, informato, come accade quando ci sono due diligence così importanti, quando l'alta finanza parla di spostamenti di miliardi, in questo senso non di lire ma di euro, come il Milan è stato valutato 1.100.000.000. Tutto bello, tutto fantastico, tutto emozionante, tutto sorprendente, però io, che ho vissuto anche malauguratamente parlando, perché poi ne sono stato travolto quasi fosse colpa mia, no? Ho vissuto anche il closing dei cinesi, mi ricordo determinate cose, determinati passaggi, mi ricordo determinati discorsi sul celodurismo, l'economia cinese sbotta, questi controllano il mondo, hanno le miniere di fosforo, vi ricordate Yongong Li? Ah, guarda questi qua, hanno i jet colorati d'oro, di qui, di là, e c'era il derby, no, sul celodurismo, il nostro è più ricco del vostro, e bla bla bla, e bla bla bla. Ah, mi ricordo il governo cinese, se protetti dal governo cinese, ragazzi, io ho riportato tutti quei tweet, ero drogato di tutta sta... Beep, di tutta sta roba, ero drogato perché pensavo anch'io, no, dopo l'epoca di Berlusconi e Galliani, l'ultima parte di Vacche Magre, cavoli, ho detto: ah, arrivano i cinesi, poi conoscendoli per quello che fanno nella moda, ho detto tanta roba, tanto che mi sono fatto travolgere in una maniera così importante che poi sono stato, tra virgolette, ritenuto, non dico complice, ma quasi su quanto è stato il bluff, cosa che poi ho ammesso anche in televisione, anche negli studi di Sport Italia, sui miei canali, forse uno dei pochi ad ammettere di aver preso gli abbagli. Però detto questo, io leggo Fondo Sovrano, Mubadala, di qui, di lì, petrolio, di qua, di là. Ragazzi, io mi chiedo anche, bene,
Bene, mi chiedo anche, però dove vogliono arrivare? La domanda è lecita. Cosa vogliono fare del Milan? E se questi fondi sovrani, come hanno fatto con l'Inter Suning nel periodo in cui hanno chiuso i rubinetti, rompono le balle e cambiano strategia perché il mondo cambia dal giorno alla notte? E allora perché essere così euforici a prescindere per un cambio di proprietà quando abbiamo Elliott e abbiamo soprattutto questa dirigenza che sta lavorando in una maniera perfetta, che ci lascia tranquilli, che non ci fa avere l'ansia del bonifico last minutes, che controlla tutto, dà valutazioni ai giocatori giuste, non si fa prendere per il collo dai procuratori? Perché buttare tutto nell'acqua sporca, come si dice il bambino, no? Si butta con l'acqua sporca. Così. È un po' come quando si guarda il TG5 e si vedo quelli lì che godono, magari fanno le vacanze all'idroscalo e godono nel vedere Belen sullo yacht e ne parlano e riempiono i social. Ah, hai visto Belen? Che si è fatta quello sullo yacht a Monte Carlo e bla bla bla. Ma che ce frega, pensiamo alla nostra di vita. E allora io dico, non mi fa paura che un nuovo proprietario, ancor prima che l'interesse del Milan, possa avere un suo interesse magari nel selezionare dirigenti diversi e mettere i suoi uomini. A voi non fa paura interrompere tutto il processo di costruzione creato da Maldini, Moncada, Massara, che devono andare al rinnovo e che non sappiamo, e Gazidis, che abbiamo applaudito fino a oggi perché portava milioni di sponsor, perché si sta facendo un mazzo tanto, perché sta portando avanti dei messaggi anche etici molto importanti? Non me lo ricordate il commento di molti di voi su quello che accade nel calcio negli Emirati Arabi, nei paesi arabi? Non me li ricordate le vostre critiche, anche nel mancato rispetto per la comunità LGTB piuttosto che le donne e tutto il resto? Li avete chiamati terzomondisti, adesso perché si avvicinano al Milan sono diventati dei geni? Non lo so, io voglio l'equilibrio, voglio capire perché dal giorno alla notte si possa passare nel dimenticare tutto, anche quanto di buono fatto da Elliott, da Gazidis, e se ci cancellassero la nostra dirigenza perché vogliono mettere i loro uomini, sarebbe bello? Sarebbe cosa buona e giusta? Forse sì, ma forse no. Perché? Perché il milanismo che sta difendendo il signor Paolo Maldini nella sede di Aldo Rossi, il buon lavoro di Massara, il buon lavoro di Moncada, beato lui, benedetto lui che ha portato Calulu e compagnia bella, questo potrebbe essere buttato via. Non ne abbiamo la certezza, ma nessuno ne parla. Tutti gasati, tutti esaltati. Io non vi voglio rovinare la Pasqua. So che commenterete dicendo: ah, ma sei sempre il non evoluto. Beh sì, sono non evoluto, perché quando tutti esultavano per la recente, allora nel 2009, vittoria in Coppa Campioni, no? Perché il 2007 e il 2009 sono solo due stagioni, e io avevo saputo che il trend era quello di depauperare il Milan, allora mi si disse: ah, ma sei non evoluto. Poi ebbi ragione. Ovviamente non ho gli stessi elementi per poter dire, però ragiono e ne invito voi a ragionare, invito voi a non veramente fare i ragazzini che si entusiasmano twittando o sottolineando quanti miliardi ha uno piuttosto che l'altro, quanti yacht ha uno piuttosto che l'altro. No, perché Berlusconi era uno ed è tuttora l'uno degli uomini più ricchi del pianeta. Eppure quando ha deciso di non investire più sul Milan ci ha lasciato in braghe di tela e ci ha venduto al ciarlatano cinese, con tutto quello che è l'interrogativo su come è andata veramente la vicenda. Ripeto, io ne sono stato travolto, ragazzi, non vi voglio illudere, però ragionate. Stasera lo faremo anche su Replay, non quindi voglio che voi partecipiate. Lo faremo tra l'altro alle 10, non alle 9 come di solito, perché ovviamente è una serata particolare, molti vogliono avere un po' più tempo per cenare con i parenti, però in attesa che risorga Cristo
festeggiamo il Milan, il diavolo che è risorto ieri in campo, e parliamo anche di quello che potrebbe essere il futuro del Milan. Ripeto, non è un pregiudizio nei confronti del nuovo fondo. Sicuramente tiferò perché il Milan ne ottenga benefici, però i dubbi vanno sollevati, le domande vanno sollevate. Gli uomini sulla thumbnail, Massara, Maldini, non ho messo Gazzidis, ma lo includo nel mio ragionamento. Hanno fatto bene del Milan. Se siamo qua, primi in classifica, se siamo qua con un bilancio doc, se siamo qua con tanti giovani che hanno moltiplicato il loro valore, è perché hanno lavorato questi tre uomini. Quindi non buttiamo via il bambino con l'acqua sporca solo perché inebriati, ubriacati dai miliardi su miliardi su miliardi che giornalisti e tutti i media stanno ripetendo e riproponendo sui giornali. Capite? Per loro una manna scesa dal cielo, un argomento sul quale parlare, la rivitalizzazione di alcune figure che parlavano dei vari closing e che sono dovuti, tra virgolette, hanno dovuto appendere la penna al chiodo, in parte. Gente sparita, gente che si fa rivedere. Però a noi interessa il bene del Milan, prima di tutto, indipendentemente da chi lo possiede. Ricordatelo, mettete mi piace a questo video. Sicuramente molti di voi non lo condivideranno, oppure non condivideranno il contenuto, ma scrivetemelo in maniera civile, rispondo a tutti. Ne parliamo stasera a replay. Forza Milan, vi voglio bene e lottiamo per questo scudetto, perché il pallone che rotola sull'erba è sempre la cosa migliore. I soldi degli altri non sono nel nostro portafoglio, ricordatevelo. Vivetela bene, con il Milan nel cuore. Ciao ragazzi.